Ciao lettrici e lettori, è prestissimo e io sto andando alla Children Book Fair. Ma secondo voi poteva andare tutto bene? Poteva? O qualcuno di cui non faremo il nome perché non si parla male dei presenti ha dimenticato il biglietto a casa e se ne è accorta in porta. Quindi in pratica, invece che essere già in fiera da tipo mezz'ora, sto entrando adesso e anzi, ora vado a incontrare la povera Gemma di Torri Ribelli che mi sta aspettando. Niente, ci vediamo fra un po' che vi faccio vedere tutto. Thank you.
Esattamente, io sono uscita dalla fiera dopo aver passato una bellissima mattinata in compagnia di Gemma ed Erika, di Diary of a Bibliophile ovviamente, e ora sto andando verso la macchina. Considerazione sulla fiera, come sempre una fiera veramente meravigliosa, perché è fatta bene, ci sono cose bellissime da vedere. Pecca come sempre, perché io devo trovare sempre le pecche, lo sapete. No, i piccioni, che schifo. È che rimane una fiera settoriale, non è una fiera per i comuni mortali, cioè non è una fiera per il consumatore. Ed è un peccato perché è forse l'unica fiera così bella che c'è in Italia dedicata all'editoria dei giovani. Sono molto dispiaciuta sempre di questa cosa qua, ma spero che piano piano capiscano che devono rendersi conto che ci vuole una fiera del genere. Anche per noi consumatori, cioè noi che leggiamo un sacco di libri per bambini e per ragazzi. Detto ciò, io spero che questo vlog vi piaccia, anche se sarà incasinatissimo più del primo. Abbiate pietà, sto imparando a fare i vlog. E niente, come al solito, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!